Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, eccoci qua. Ha già perso la voce. Prima che iniziare a cantare ha già perso la voce. Amici dello Zoccolo Duro, buongiorno da Mirko, il nostro driver. Siamo ospiti del nostro driver Mirko. Lei abbiamo trovato, faceva l'autostop sull'autostop. No, mi dissocio. Abbiamo detto, ma c'è una, vuole andare a vedere il Milan. Ha detto, vuole sentire un po' sapore d'Europa. È andata a vedere l'Inter, ha portato bene, dato che ha vinto. Allora, vediamo se porto bene anche al Milan. Se porto bene mi porti sempre, Zoccolino. E se no ti lascio là. Però poi il problema è sarà domenica. Esatto, che domenica siamo già contro. Siamo già contro, e saremo anche a Torino. Saremo anche a Torino. Ci vediamo anche là. Saremo anche a Torino perché... Se torniamo intatti, perché io parto già malissimo con i deficit. In settori separati. Sì. Io vado al settore... Tanto sono i distinti granata, ma lato mio. Non è vero... per forza. Dov'ero l'anno scorso, che praticamente lo stadio è diventato tutto rosso-nero. Quello. Non dubito, ma quest'anno sarà di nuovo così. Però mi piace la canzone che mettono del Toro tutto il tempo. Anche se l'anno scorso 0-0, male, ci ha superato l'Inter. Ma... Poi parlano di Bologna, ma se ne vincevamo quella partita lì, altro che Bologna. Vabbè, però quest'anno... vostro, tutto vostro, 3-0 facile in scioltezza. La vostra partita dell'anno doveva essere con la Juve, no contro di noi. Ma parliamo della Dinamo. Esatto, parliamo della Dinamo e intanto mi dissocio da quanto hai detto. Come la vedi questa sera? Da cosa ti dissocio? Mi dissocio da quanto ho detto sul... Cioè la vostra partita dell'anno contro la Juve. Ma la nostra partita dell'anno deve essere sempre qualsiasi partita. Parliamo della Dinamo. Sensazione. Mirko, partiamo da te. Secondo te gioca Deca, come dice Pellegatti, secondo me no? Assolutamente no. O gioca Lionel Krunic? Assolutamente no. Chi gioca? Pobega? O Pobega o Krunic? Don Pasino. O Pobega o Krunic, ma come... assolutamente no il Deca. Sei contento che finalmente, forse dopo anni di richiesta, vedremo Rebic a destra? Non me lo sono mai spiegato, perché insomma anche sulla nazionale croata giocava a destra. Perché Pioli dice che non gli piace, ma la nazionale gioca a destra. Non è che sia un club dove uno va dove gli piace, devi andare dove servi, no? Dove piace. Vabbè, certo. Non è la partita di calcetto che fai tra amici e tu, non mi piace stare in difesa. No, ma poi non può essere che non gli piace, dato che il nazionale lo fa. Quindi vedremo stasera, speriamo. No, gioca a casa sua. Anche perché, stupidamente, se giocasse a destra avrebbe 100.000 possibilità in più di giocare. Non c'è nessuno davanti. Certo. Con Leao davanti si deve fare il suo. Bello Salemaker, mi sembra proprio nessuno. Sono spazzati dai, via proprio. Dai. Anche il nuovo Diaz, chiamano Diaz il nuovo Dybala. Spazzato è lampante che Diaz mi è sempre piaciuto. Io te lo dicevo già sui fuorigioco da 2 anni. Sì, ma se per uscirci, no, per giocare a calcio. Ma no, per giocare a calcio altra roba. Ma non è vero, a me piaceva. Beh, ragazzo. Ma sì, ma che c'è? Sta con una super gnocca di E quindi non c'è proprio possibilità per me. Però no, in realtà parlavo a livello calcistico. Poi effettivamente non aveva più reso. Però dai, sono contenta che stia rendendo, anche perché è stato un investimento importante. Comunque occhio a Messias nel secondo tempo, L'uomo che la risolve in un modo o nell'altro. Secondo me vedrete che saremo tutto il primo tempo, perlomeno io ve lo dico già in anticipo, tutto il primo tempo a dire metti Origi. Un'altra cosa, ma perché Origi non lo prova a destra? Origi secondo me va bene, lui deve essere il nostro bomber che secondo titolare. Me, come quello visto sabato, lo preferisco a Giroud. Esatto, per quello ti dico, secondo me oggi ancora no. Guarda perché è appena rientrato, cioè ancora ha fatto un gol, se è venuto il crampo. Guarda che nello scatto è un altro Leao, forse anche più di Leao. No, ma per me è fortissimo Righi, però ha fatto un tiro, è venuto il crampo. Quindi, in condizione fisica. Ovviamente non partirà dall'inizio, giustamente, però entrerà. Potrebbe risolverla, dici? Noi abbiamo anche quelli che con un pacchetto si stanno fuori 3 mesi perché hanno preso... Tra l'altro gira questa voce che Origi è andato a curarsi in Belgio, Mignan, piuttosto di farsi curare i preparatori del Milan, se n'è andato poi in Francia a farsi curare, tutti scappano. No. Da forse tu hai domandato. Però non puoi dire una roba del genere, perché Origi quando è andato in Belgio non era appena stato tesserato, perché non conosceva il nostro Milan Lab. No? E si è salvato, meno male. Che forse invece di entrare a novembre entrava a marzo. Tu che sei francese, come si dice in francese posto fisso? Posto fisso? Sì,
nostri preparatori hanno un posto fisso come i senatori, non li puoi togliere, non li puoi licenziare, sono così, non li puoi mandare via. Io non lo lascio il posto fisso. Noi abbiamo Checco Zalone come preparatore del Milan, non lo mandi via neanche se lo mandi, non accetterà mai. Comunque ragazzi, siamo pronti ad andare al settore ospiti, per oggi anche Emily ti farà Milan. Assolutamente sì, vabbè, ma io sono ovviamente la mia fede non la cambierò mai, però mi piace, io amo il calcio, lo seguo, quindi è la mia prima trasferta di Champions, per ovvie ragioni. Beh, diciamo che per te anche Milano è una trasferta di Champions. Ma lo sai? Beh, sì, no, beh, aspetta, in che senso, guarda che sono andata a fare, dici? No, Milano-Inter-Barcellona, sì, era una trasferta di Champions. Sì, diciamo di sì, però insomma, essendo in Italia giocavo più in casa, invece questa è proprio una trasferta a tutti gli effetti. Quest'anno me le sto facendo tutte quelle in campionato, quindi non mi faccio mancare nulla, e quindi bene, sono contenta, sono molto curiosa di vedere. Devo dire che l'inno della Champions mi farà piangere, io ve lo dico già, preparatevi, perché quella musichetta è porca miseria, quella musichetta è tanta roba. Sono cresciuto bene. Certo, tu sei abituato, cioè, però quella musica per me un certo effetto, zoccolino. Per me mi interessa la finale, poi il resto se no la conference va bene. La conference va benissimo. Guarda che se la passiamo oggi comincia a guardare i voli per Istanbul. Ah, già riguardi? Attenzione! L'ha detto! Si è lanciato proprio! L'ha detto! No, Istanbul non lo so, però inizierei a vedere magari... No, Istanbul siamo mi piacerebbe un ottavo a Siviglia, sai? È un troppo, ma i quarti... Ci credi, sicuro, No, sì. Ci credi? Da sempre? No. Vedendo come giochiamo, sì, ma vedendo gli arbitraggi che ci fanno contro le grandi, io non ci credo. Se mi dai la squadra al completo, non ho paura di nessuno. E io ho paura degli arbitri, ho molta paura degli arbitri, perché poi ci lasciano in 10 mesi senza niente. E stasera ti dico: una piccola preoccupazione. La difesa: abbiamo due difensori centrali lenti. Kier, lo sai, è il mio principe azzurro, per carità di Dio. Però di fianco a Gabbia sono tutti e due lenti, per come giochiamo noi, parecchio alti. Non lo so se Pioli ha studiato qualcosa in questo senso. Probabilmente i due laterali daranno la mano ai due centrali. Cioè loro comunque è la squadra che gioca sulle ripartenze, no? Non penso che Pioli si butti, per quello dico, anche decatenare in campo. Cioè andiamo proprio a fare il loro gioco. Pioli non è uno stupido. Quindi io mi aspetto un Milan piuttosto basso, se devo dire proprio la verità. Cioè, non un Milan che va a prendere gli altri. Vedremo cosa succederà. Nell'andata abbiamo giocato in casa una cosa, oggi da loro dovranno comunque fare la partita. Mi aspetto un Milan che possa ripartire con le nostre frecce. Speriamo bene, ragazzi, ci vediamo poi dallo stadio. Iscrivetevi al canale di Emily, che adesso si chiama L'Angolo della Bionda sul pallone. Cioè, vi rendete conto, lui è mio amico Dani, neanche sa il nome del mio canale. Si chiamava L'Angolo di Emily quest'estate e basta, e poi è diventato la bionda nel pallone. Ma rendiamoci conto, sono molto triste, mi ha spezzato il cuoricino. Facciamo così, vi lascio il link in descrizione, così risolviamo il problema. Così cliccate senza... Comunque, la bionda, perché, visto la che, bionda nel pallone. Visto che, insomma, mi faccio la trasferta europea, ne approfitto per far riportarlo poi come contenuto sul... È giusto. Quindi vedrete il contenuto da... Anche sul canale di Emily. Ringraziamo Mirko, il nostro driver. Ci vediamo allo stadio. Ci vediamo. Andiamo a mangiare qualcosa di croato. Forza Mira sempre. Sempre Forza Mira. E ovunque. Ciao ragazzi.